Io non ho visto amore nell'aereo. Uomini. No. Scherzo. Era solo una cosa razionale. Eh sì. Il biplano non può fare una scelta. Vabbè. Eccolo. Come ha ragione? Oh, sì. Il biplano? Ma no, magari era quello. La rossa era un biplano, se non un biplano. Ah, era un biplano, non può fare una scelta. Ecco, 2 più 2 fa 4. Sì, è vero, ha ragione. Beh, dai, non diamo dei voti. C'è qualche aspetto che volete approfondire o che vi ha colpito di più, interessato di più? Facile parlare dell'ansia. Dica. Volevo sapere cosa ne pensava di quello che viene definito la minestra riscaldata, cioè un amore che ritorna, un rincontro per due persone che si sono allontanate e poi si ritrovano. Allora, se una minestra diventa un minestrone, è tutto diverso, potrebbe anche funzionare, ma riscaldare la stessa minestra, le cose devono cambiare. Per esempio, questa è una domanda anche interessante, perché ad esempio quando c'è una crisi di coppia, la parola crisis dal greco significa cambiamento. Quindi, perché la coppia torni unita, occorre un cambiamento, perché prima non funzionava. Quindi bisogna cambiare qualcosa, a volte cambiare anche tanto in una coppia per ritrovare determinate armonie. Perché quando c'è una crisi di coppia, o la coppia scoppia, finisce, o cambia. Se non cambia, non si può riscaldare la stessa minestra nello stesso modo. Bisogna almeno cambiare qualche ingrediente. Ecco, penso questo. Poi è chiaro che oggi le crisi di coppia sono molto più frequenti di una volta, ma perché una volta si accettava anche supinamente, in modo quasi rassegnato, che ad esempio un matrimonio non fu, dico matrimonio perché una volta le coppie di fatto erano rare, no? Ecco, che un matrimonio non fosse felice, ma questo era quasi normale, no? E lo si accettava supinamente, soprattutto da parte della donna, ma anche dell'uomo. Poi giustamente le cose non devono essere così. E oggi assistiamo proprio a un boom di separazioni, di rotture, ma anche perché forse oggi abbiamo tanti stimoli di ogni tipo molto diversi da un tempo. Quindi anche le possibilità, i possibili incontri, i cambiamenti di lavoro, di situazione. Ad esempio, una volta una persona lavorava in una stessa azienda per tutta la vita e faceva lo stesso lavoro tutta la vita. No. Il fornaio faceva il fornaio tutta la vita, l'operaio faceva l'operaio tutta la vita. Era così. Adesso anche cambiare attività, cambiare azienda, cambiare persone che si conoscono, tutto, sono tanti tanti stimoli nuovi, anche esempi, ricevere tanti esempi dai social. Poi i social hanno fatto anche tanti disastri, no? Sono utilissimi sotto certi aspetti, ma anche tanti disastri. La mia paziente, ad esempio, si è sposata grazie a, come si chiama quella? Mythic, forse? Mythic. Era una bella ragazza anche, tra l'altro lavorava in un ospedale, e aveva anche molte possibilità di incontri, ma non trovava mai un amore come avrebbe voluto. Attraverso Mythic ha conosciuto un avvocato di Lucca e di lì è nata poi una storia vera, si so che si è sposata. Quindi internet dà delle possibilità
impensabili o impensate una volta, un tempo, però è anche naturalmente foriero, portatore di cose non sempre positive. La differenza tra una coppia che nasce da un amore travolgente rispetto a una coppia che nasce da un amore cosiddetto, sì, diciamo, perché anni fa avevo letto rispetto alla società indiana che veniva consigliato alle donne molto di più un amore accettabile ma non appunto travolgente, perché poi quello travolgente peggiorare rispetto a qualcosa che nasce magari in un modo non così importante, però poi può peggiorare, concretizzare. Questo era quello che avevo letto, poi ogni caso. Beh, in Oriente però c'è un po' questa filosofia dell'accettazione, no? Di accettare. Adesso le cose sono cambiate, ma pensiamo dal punto di vista culturale anche il ruolo della donna in Oriente, quindi la geisha, vabbè, adesso esagerando, però no, io non credo, anzi io penso che l'amore travolgente, se poi però riesce ad avere anche delle basi realistiche e praticabili, reali, e che poi oltre a questo amore ci sia anche una comunione di anime, e quindi anche di menti, di pensieri, di progetti, e che l'amore travolgente sia fantastico. Penso che sia una cosa che purtroppo non tutti sperimentano, ma che però andrebbe provata almeno una volta nella vita. È chiaro che tutto quello che vi ho detto all'inizio, cioè questa tempesta chimica così forte, beh, non può durare tutta la vita, però fa da base a una produzione, tra l'altro, adesso dico proprio in termini così biochimici, una produzione di endorfine che è di ossitocina, che è l'ormone dell'attaccamento, e quindi quello poi dura nel tempo, ma anche questi altri ormoni, la dopamina, l'adrenalina, non è che poi finiti i 3 anni cessano completamente, no, perché ci sono situazioni, momenti tra 2 persone che si amano, ci sono situazioni, momenti, istanti in cui tutto torna, quindi quello dovrebbe essere così. Qualche dubbio? No. Tutti felici, innamorati? Non si può dirti no, Gesù. No. Qui ci sono delle coppie, vedo, no? No. Imprevisti, no, niente. La mia considerazione sull'amore da sì. La fase sì. Che sia così. Non è cosaggio, già questa tempesta chimica. Spesso porta a una visione distorta, cioè la persona che è davanti è quindi è bellissimo, ma spesso capita che si esagera, sta proprio nella reazione. Conosco coppie, giovani, che poi vanno nel casino proprio perché hanno davanti una persona che non è quella che loro si sono immaginata, ma se la sono immaginata, ma se la sono proprio inventata, cioè diversa, cioè in tutti gli aspetti, anche quelli più negativi della vita. Proprio non si tratta di costruire o continuare un amore, sembrava proprio di aver preso loro. No, allora c'è questo, il fenomeno del di attribuire la perfezione a,
alla persona di cui si è innamorati, quello è abbastanza comune agli inizi, quando ci sono, c'è tutta questa tempesta ormai. Però fino a un certo punto, perché poi ci sono persone che sono molto più vulnerabili sotto questo aspetto e quindi hanno sempre questa idea dell'amore che è un'idea esagerata o comunque illusoria. Allora lì c'è un problema, capisce? C'è un problema a monte, no? Non è tanto la fase dell'innamoramento, è che quella persona ha già un po' quel problema lì. E quindi in quella fase tutto viene esagerato ulteriormente. Quindi ha bisogno di cercare la mezzamela, perché da sola non ci sta, e allora vede la mezzamela perfetta in tutti quelli che incontra, non proprio in tutti, ma ecco. E allora però c'è a monte già un problema di personalità. In genere succede così. Se non ci sono altre domande, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima, no? Se so mai. Conoscevano le storie di 10 anni prima. Grazie.